Lotta tra la vita e la morte, Remo Sernagiotto nel reparto di terapia intensiva cardiologica del Cafoncello, dove è stato portato dopo un infarto. Ad assistere il 65enne, che recentemente si era sottoposto a un intervento per migliorare la circolazione del sangue, la moglie Maurizia, la figlia Gloria e il figlio Gregorio, cui in queste ore si sono aggiunti gli amici e i collaboratori di una vita, tra loro l'avvocato Fabio Crea. La ripresa dall'attacco, dall'arresto cardiaco intervenuto dopo 20 minuti, e questo ha creato una mancanza di ossigeno che ha determinato un pregiudizio delle funzioni cerebrali. E per cui in questo momento, pur se le altre funzioni vitali hanno ripreso, purtroppo quelle cerebrali sono ridotte al lumicino. Titolare dell'omonima azienda di pneumatici sulla Feltrina, la politica è diventata presto la sua prima passione. Dopo una militanza giovanile nella Democrazia Cristiana, Sernagiotto negli anni 90 entra in consiglio comunale a Montebelluna, dove diventa capogruppo di Forza Italia. Nel 2000 parte l'avventura a Palazzo Ferrofini, prima come consigliere regionale semplice, poi in qualità di capogruppo degli Azzurri. Nel 2010 è nominato assessore ai servizi sociali della prima giunta Zaia. È lui il matatore di tante iniziative, anche politiche, come i meeting annuali dei forzisti a Cortina e quindi del Popolo della Libertà. Per anni è tra i nomi più votati a livello regionale, tanto che nel 2014 lascia l'incarico regionale e viene eletto all'Europarlamento con quasi 22.000 preferenze. A Strasburgo la svolta è il 2015, quando lascia il partito di Berlusconi e l'Eurogruppo dei Popolari per entrare nelle file dell'ECR, il gruppo conservatori e riformisti, accanto a Raffaele Fitto. L'operazione strettamente politica fa da apripista all'ingresso di Fratelli d'Italia all'Assemblea europea. Ed è con Giorgia Meloni che Sernagiotto tenta il bis, senza però essere riconfermato. A pesare anche la vicenda giudiziaria ancora pendente e per la quale Sernagiotto è stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione e truffa aggravata per il presunto scandalo di Cade la Robinia, progetto a valenza sociale diventato una birreria. Contestazioni che Sernagiotto, assistito proprio da Crea, ha sempre respinto con forza. Ora la battaglia più dura. La famiglia ci tiene che attraverso di me vengano ringraziate tutte, sono davvero tantissime le persone che hanno manifestato immediatamente e sentitamente grande solidarietà e vicinanza alla famiglia. Ad esprimere vicinanza anche il sindaco di Treviso. La vicinanza mia e dell'amministrazione alla famiglia e a Remo Sernagiotto.